quinto convegno sulla ricerca indipendente che si è appena concluso viene a coronare, non a completare perché ancora si continuerà negli anni, un lavoro che la FADOI ha iniziato 10 anni fa, occupandosi di questo argomento specifico della ricerca da promotori no profit, essendo la ricerca clinica una delle principali mission della FADOI insieme alla formazione in un approccio traslazionale dell'insegnare a fare ricerca e fare ricerca per formare, tutto per migliorare l'assistenza. I progressi che abbiamo fatto in questi anni, anche in preparazione del nuovo regolamento europeo sulla ricerca, hanno portato dei frutti importanti, di cui il principale è l'ultimo documento uscito nel 2016, dopo il corrispondente convegno sulla ricerca indipendente, che con i suoi 10 punti programmatici, nato appunto dall'incontro, dagli esperti e da un tavolo di lavoro che viene organizzato ogni volta dopo questi congressi, che aveva l'intento di suggerire alle autorità costituite quelli che potessero essere degli spunti importanti per facilitare e promuovere la ricerca indipendente, tutto a costo zero, come in genere ci viene chiesto dalle nostre autorità sanitarie, perché questo è il problema anche della fattibilità. Tra i vari punti che hanno trovato poi un riscontro importante nella legge Lorenzin del gennaio del 2018, che viene a modificare delle storture, diciamolo pure, della precedente legge del 2004, il più importante è stato quello che il decreto Lorenzin, nella parte che riguarda la ricerca, ammette la possibilità che i risultati venuti fuori da una ricerca da promotori no profit potessero essere utilizzati anche a scopo commerciale, per poter fornire nuove indicazioni o commercializzazioni di farmaci, anche perché escludere questa possibilità rendeva non etica una ricerca, nel momento in cui tu impegni dei pazienti ai quali fai firmare un consenso informato alla domanda: ma poi questo nostro impegno nel fare da soggetti della sperimentazione a che porterà? No, niente, ha solo valore speculativo. Questo è un primo dato importante, oltre numerosi altri sui quali non voglio soffermarmi, per concludere su quelli che sono stati invece i numerosi spunti che sono nati da questo quinto convegno sulla ricerca indipendente. Spunti che sono venuti fuori da sessioni dedicate proprio agli argomenti topici e più critici che rendono ancora difficoltosa la ricerca indipendente della nostra nazione, ancora forse poco competitiva per motivi più burocratici e organizzativi che non per motivi scientifici. Numerosi spunti che poi sono venuti anche da tavole rotonde che hanno visto un confronto tra ricercatori e cittadini, tra ricercatori e istituzioni. Abbiamo avuto la presenza del Ministro che ci ha garbatamente salutato e espresso i suoi intenti, abbiamo avuto Marco Melazzini, il direttore generale dell'AIFA, e altri personaggi delle istituzioni, dal confronto anche che si è avuto con l'industria. Tutti spunti importanti che verranno messi e attuati sul tavolo di lavoro, e già questo primo confronto che c'è stato a chiusura del congresso, e dalla quale verrà certamente fuori un altro decalogo con suggerimenti importanti che potranno influenzare le scelte dei decisori politici nella organizzazione di quelle che saranno poi le direttive per la ricerca indipendente in Italia.